Ben ritrovati, continuiamo a considerare alla luce della scrittura quello che è il ruolo all'interno della famiglia. In questo momento vogliamo fare alcune considerazioni su quello che è il ruolo dei genitori e dei figli. L'Apostolo Paolo, scrivendo la sua epistola agli Efesini al capitolo 6, dal versetto 1 al versetto 4, appunto ci presenta il ruolo, la responsabilità dei genitori verso i figli e dei figli verso i propri genitori. È scritto: figliuoli, ubbidite nel Signore ai vostri genitori, poiché ciò è giusto. Onora tuo padre e tua madre, e questo è il primo comandamento con promessa, affinché ti sia bene e tu abbia lunga vita sulla terra. E voi, padri, non provocate a dire i vostri figliuoli, ma allevateli in disciplina ed in ammonizione del Signore. Questi versetti, queste parole che abbiamo letto insieme, sebbene siano state scritte circa 2000 anni fa, costituiscono ancora per noi oggi una guida, un insegnamento, una direttiva su come devono essere i rapporti tra figli e genitori. Quindi questo rapporto di comunione filiale in famiglia, deve essere basato su quanto la Scrittura ci insegna. In questo passo l'Apostolo Paolo inizia mettendo in evidenza quello che è la responsabilità dei figli. Non a caso egli parla prima del ruolo dei figli piuttosto che del ruolo dei genitori, perché prima di tutto sono i figli che hanno delle responsabilità nei confronti dei genitori. Si parla prima di ogni cosa di onorare il padre e la madre. Quindi, prima di tutto, e questa è la cosa più importante, i figli sono chiamati a onorare i genitori. E posso dire, noi figli siamo chiamati a onorare i nostri genitori, anche se a nostra volta siamo genitori. Dobbiamo onorare i nostri genitori fino a quando essi sono in vita. Quindi l'onore, il rispetto dovuto ai genitori deve essere per tutta la vita. Qui l'Apostolo parla anche di quella che è una promessa che il Signore fa per quei figli che rendono ai genitori l'onore dovuto. Dice il testo che abbiamo letto: affinché tu sia felice e abbia lunga vita sulla terra. Quindi un figlio che onora i genitori sarà a sua volta onorato da Dio. Va da sé che un figlio che manca di rispetto, di onore verso i propri genitori, non sarà benedetto da Dio, perché Dio ha stabilito questo, che i figli onorino, rispettino i propri genitori. Ripeto, fino a quando questi sono in vita, anche se i genitori possono avere un carattere particolare, possono col passare del tempo non avere più quella lucidità che avevano quando erano più giovani, non essere più da un punto di vista fisico in forma, sani come lo erano da giovani. Quindi i figli devono prendersi cura dei propri genitori, devono onorarli, devono portare avanti le proprie responsabilità. E mi ripeto, anche se a loro volta i figli sono già genitori, è importante, fondamentale, che ogni figlio, al di là di quello che possa essere stato il comportamento dei genitori verso di loro, dicevo, che ogni figlio porti avanti le proprie responsabilità. La Bibbia dice proprio che negli ultimi tempi sarebbero arrivati momenti difficili, quindi ci sarebbero stati tempi difficili. E nel parlare di queste difficoltà, l'Apostolo Paolo, scrivendo ai Timoteo, dice anche che i figli avrebbero mancato di rispetto ai genitori. È quello che purtroppo sta succedendo nella nostra società. Vediamo che tanti figli mancano di rispetto verso
i genitori. E questo è un argomento che è importante, perché questo sta causando tanta sofferenza, tanto dolore. Vediamo che ci sono purtroppo figli che non si prendono cura dei propri genitori, hanno addirittura tagliato i ponti con coloro che li hanno procreati, quindi qualcosa di particolarmente doloroso. È molto triste vedere persone anche anziane dimenticate, abbandonate completamente a loro stesse dai loro figli, quando magari i figli potrebbero prendersi cura di loro, potrebbero comunque aiutarli, provvedere per le loro necessità. Questo è qualcosa che riempie il nostro cuore di credenti di tristezza, perché non è giusto che una persona anziana, anche se nella vita può aver commesso i suoi errori, sia letteralmente abbandonata, dimenticata dai propri figli. Se tu che ci stai seguendo da casa hai dei genitori, hai ancora in vita i tuoi genitori, tuo padre, tua madre, anche se forse nel passato hanno commesso degli errori nei tuoi confronti, onora Dio in questo, prenditi cura di loro, sii rispettoso nei loro confronti, nei loro riguardi. Questo è molto importante, e la Scrittura ci esorta proprio a portare avanti le nostre responsabilità, a fare la nostra parte nei confronti di coloro che dobbiamo onorare. Ma la Bibbia qui, il nostro testo, mette anche in evidenza quella che è la responsabilità che i genitori hanno nei confronti dei figli. E voi padri, non irritate i vostri figli, ma allevateli nella disciplina e nell'istruzione del Signore. I genitori hanno delle responsabilità verso i loro figli. Non è una responsabilità che si limita quando la prole è piccola, quindi assistenza soltanto da un punto di vista fisico, assistenza soltanto da un punto di vista materiale, ma anche da un punto di vista spirituale, da un punto di vista morale. Quindi i genitori devono essere per i figli innanzitutto un esempio, un punto di riferimento, perché i figli possano vedere dai genitori un vero cristianesimo, dove Cristo viene rispettato, dove Cristo viene innalzato, viene onorato, ma possono anche ricevere poi dai genitori quegli insegnamenti necessari per la loro crescita, la loro maturità, il loro sviluppo. Quindi i genitori che sono chiamati a correggere eventualmente errori dei figli, a dare loro degli insegnamenti, delle istruzioni, in modo che i figli, anche inesperti nella vita, possano imparare da quello che i genitori insegnano. Troppo spesso l'impressione che si tenda a delegare altri, la scuola, le istituzioni, magari la comunità, per quanto riguarda i figli. Invece la prima responsabilità riguarda proprio noi genitori. Quindi noi genitori abbiamo delle responsabilità nei confronti dei nostri figli, che, se vogliamo, cambiano nel corso del loro sviluppo, della loro crescita, ma abbiamo sempre delle responsabilità verso di loro. E, come dicevo, essere prima di tutto per loro un esempio, essere per loro un punto di riferimento, cercare di capirli, di comprenderli, e come cristiani, come credenti, portarli al Signore, presentargli un Cristo Gesù vivente che noi onoriamo, che noi amiamo, che noi rispettiamo, che allo stesso tempo serviamo con tutto il nostro cuore. E questo sarà sicuramente per i nostri figli una buona testimonianza, perché avrà su di loro un impatto positivo su quella che è la fede cristiana, su quella che è la vita che i credenti vivono per onorare il Signore, cercare poi di provvedere per le loro necessità, perché possono conseguire un titolo di studio, possono immettersi nel
mondo del lavoro, possono a loro volta lasciare la famiglia per farsi una famiglia propria, ma questo è possibile soprattutto quando diamo ai nostri figli dei valori cristiani, valori che condizioneranno la loro vita, che li accompagneranno per tutta la loro esistenza e poi aiutarli in questo, nella loro crescita, nel loro sviluppo, perché possano in ogni cosa vivere come il Signore vuole. Quando poi ci sono problemi, difficoltà che si vengono a creare nel rapporto genitori-figli, affrontare anche lì i problemi, le difficoltà, non guardando come genitori i nostri figli dall'alto verso il basso, come se loro devono fare quello che noi imponiamo, quello che noi pretendiamo, ma con l'esempio, con amore, con pazienza, anche questo è molto importante, parlare secondo i principi biblici della parola di Dio, fargli capire le cose, sempre, ripeto, con pazienza, con amore, un aspetto che crea molti problemi all'interno della famiglia oggi è la mancanza di dialogo. Si è più portati a parlare, a dialogare, a comunicare con chi magari si trova dall'altra parte del mondo, con chi vive chissà dove, con tutti i mezzi che oggi abbiamo a nostra disposizione, e poi all'interno della famiglia manca il dialogo, manca un dialogo sano, cristiano, secondo la volontà del Signore. Sarebbe buono che magari mettessimo un po' tutti più da parte quelli che sono, se vogliamo, anche le nostre responsabilità che abbiamo, i nostri impegni, quelli che sono anche i mezzi a nostra disposizione per dialogare con tutti quanti, per rimanere, come si suol dire oggi, connessi con il mondo intero, per poi dedicare invece del tempo al dialogo, sì, all'interno del matrimonio tra marito e moglie, ma anche in modo particolare all'interno della famiglia, tra genitori e figli. Che bello, magari quando una famiglia si riunisce insieme intorno alla parola di Dio per pregare, per recarsi al culto, per onorare Dio, per fare la volontà del Signore, per servire in ogni cosa Dio, per avere dei momenti di comunione, dei momenti preziosi, tempo che produce tanta benedizione nella vita della famiglia. E quando poi sopraggiungono difficoltà, problemi, cercare di capire quello che possiamo fare per i nostri figli e, perché no, per i nostri genitori, perché anche loro necessitano del nostro aiuto, del nostro incoraggiamento, magari di un consiglio, in modo che insieme si possa collaborare. Ci deve essere collaborazione. Mi piacciono al riguardo considerare le parole che un giorno disse un uomo di Dio, un uomo che aveva speso la sua vita per servire il Signore, per fare la volontà di Dio. E da quello che ci viene detto dalla Scrittura, egli passava tanto tempo per a portare avanti le proprie responsabilità in seno al popolo di Israele. Mi sto riferendo a Giosuè, un uomo che collaborava con Mosè, per il popolo, aveva delle grosse responsabilità per il bene di questa nazione. Eppure in un momento particolare egli si trovò a dire a tutto quanto il popolo, quando lui era diventato il capo, il responsabile di questo popolo: se vi par malfatto servire l'Eterno, scegliete oggi a chi volete servire, quanto a me e alla casa mia serviremo l'Eterno. Che belle queste parole. Quanto a me, disse Giosuè, e alla casa mia, alla mia famiglia, serviremo l'Eterno. Questo è quello che deve essere detto da un padre, da un capo famiglia, da un
marito, ma anche da una moglie, dai figli. La nostra famiglia è una famiglia cristiana dove Cristo Gesù è onorato, dove Cristo Gesù è servito. È vero, nelle nostre case, nelle nostre famiglie ci possono essere grandi difficoltà, grandi problemi. Tu che ci stai seguendo da casa, forse sei in una situazione proprio finanche di disperazione per quello che stai vivendo con i tuoi figli, con il tuo coniuge, con i tuoi genitori, una situazione particolare, hai anche subito delle ingiustizie, dei torti, delle offese, delle cattiverie. Cerca di portare ogni cosa, porta ogni tuo peso ai piedi del Signore, cerca di affrontare questa situazione così pesante con l'aiuto, la forza del Signore, onorando Dio, perdonando lì dove necessita il perdono, accogliendo, manifestando amore, mettendo tutto nelle mani del Signore, seguendo quelle che sono le indicazioni della Scrittura, della parola di Dio, e vedrai che Dio, che è l'Onnipotente, che vuole il bene di ogni casa, di ogni famiglia, anche della tua, interverrà, opererà con potenza come soltanto Lui sa fare. Metti tutto nelle mani del Signore, porta avanti le tue responsabilità nel ruolo che hai all'interno della tua famiglia e Dio per certo benedirà la tua casa. Dio ti benedica.